Street Food da Salerno. Sindaco, come si inserisce questo nella proposta degli eventi della città di Salerno, verso quali obiettivi intendete puntare? No, questo scorcio di settembre viene dedicato ad una serie di iniziative festose, c'è lo street food che ha anche una sua connotazione culturale, che si terrà a Salerno prossimamente, come poi meglio di me dirà l'assessore Lofrido. Poi ci sarà una festa della birra artigianale al Parco Salid e una festa del gelato artigianale alle spalle della Camera di Commercio sul Lungomare. Sono delle iniziative che promuovono in qualche modo l'eccellenza dei sapori della cucina turistica. Credo che poi meglio di me l'assessore Lofrido entrerà nel dettaglio delle cose, quindi una buona passeggiata a tutti, mangiate il gelato, bevete la birra, insomma divertitevi e buona giornata a tutti, grazie. Assessore, come ha detto lei, parte lo street food, un onore anche per la città di Salerno. È un bel orgoglio iniziare questa mia attività di assessore, ringraziando il sindaco della delega che mi ha potuto conferire, a presentare questa attività. Lo street food ha abbracciato Street Food Time tutte le maggiori città del centro Italia e dopo il successo di Roma, di Lecce, di Bari, è stata scelta per la data finale Salerno. Quindi credo che è un'occasione della città non voler perdere. Oggi lo street food è qualcosa di promozione in tutto il territorio nazionale, ci sono questi truck, questi api calestino dell'epoca che rappresentano ogni truck un piatto di ogni regione d'Italia, dall'Emilia Romagna, dal Trentino, alla Puglia, alla Calabria e alla Campania. E venerdì inizierà e devo dire anche che ci sarà la presenza di uno chef stellato della nostra provincia che è ricca di pietanze e di prodotti gastronomici, come lo chef stellato della Locanda Severino, che è uno tra i pochi chef stellati che abbiamo in provincia. Quindi credo che tutti quanti in questo weekend potranno tranquillamente scegliere e prepararsi a una Salerno multicentrica, piena di eventi e città, ce n'è per tutti i gusti, dalla degustazione della birra ad assorseggiare, a mangiare e degustare un gelato e a mangiare dei cibi di qualità con lo street food time. Salerno sempre più in alto nella qualità delle proposte e prepariamoci sempre in futuro, quando ci saranno delle proposte di qualità ogni settimana, siamo pronti come assessorato ma come amministrazione ad accompagnare e a seguire tutte le attività che possono portare Salerno sempre più in alto, perché prima Salerno è stata e sarà la città dell'accoglienza. Credo che oggi noi, la prossima scommessa dei 5 anni, deve essere di riportare la gente a Salerno come un tempo, e quindi Salerno città del buon vivere. Un'occasione per vivere la città all'aria aperta con il cibo da strada, ormai in tanti vivono le città proprio in questo modo. Assolutamente sì, è un nuovo format, un nuovo concetto di vivere la città, lo street food alla strada, Milano su questo.